Il 2018 si è chiuso molto bene, praticamente continuando quello che era il trend del 2016-2017. La domanda di uffici e spazi flessibili sta crescendo in maniera esponenziale, il che ci ha permesso di avere uno sviluppo importante e praticamente inserire all'interno del nostro network altri 11 centri. Abbiamo già firmato per 5 location che svilupperemo nel 2019, queste sia a marchio Regus che a marchio Spaces, principalmente Milano-Roma, ma anche altre location. Abbiamo aperto il nostro primo centro a Firenze, siamo molto soddisfatti di come sta andando, ma soprattutto vediamo che il trend della domanda di spazi flessibili, co-working e tutto quello che si richiede in termini di flessibilità e servizi sta aumentando in maniera importante. Noi stiamo crescendo non solo a Milano e Roma, diciamo le città classiche dove abbiamo cominciato la nostra attività, ma oggi abbiamo già raggiunto diverse location. Abbiamo 4 centri a Torino, 3 a Napoli, 2 a Bologna, Brescia, Bergamo, Padova, Verona, abbiamo aperto Firenze, abbiamo aperto Genova e stiamo guardando altre location sia in forma diretta ma soprattutto tramite un nuovo canale di sviluppo che abbiamo aperto recentemente, che è quello del franchising. Quello che è l'andamento della domanda, che è esponenziale come dicevo, fa sì che abbiamo bisogno di incontrare degli altri partner che vogliono sviluppare il nostro marchio sia in location principale che in secondary location, che ci dia la possibilità di rendere il nostro network più capillare in maniera veloce. Ci rivolgiamo a imprenditori o a manager che vogliono diventare imprenditori, a società già consolidate che vogliono esplorare un'area del mercato immobiliare, uffici, che è totalmente inesplorata. Si fa una stima di circa 900 marchi in ambito del franchising in Italia, mercato che penso sia abbastanza maturo, ma da un punto di vista dell'immobiliare non esiste niente di simile. Quindi il mercato con un'alta domanda di spazi flessibili e con la possibilità di espandere il mercato fa sì che insomma questo sia un po' il momento giusto per entrare. Cerchiamo società serie, imprenditori seri e altri operatori del mercato del franchising che vogliono differenziare di fatto la gestione dei marchi.